Il sole illumini i bignè di crema che si sciolgano, vale mai la pena iniziare così che c'è la possibilità di poter... Innanzitutto un buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Capite benissimo che da sindaco, ma anche come cittadino, come uomo, l'emozione oggi è particolarmente alta proprio perché... Come dire, si inizia la nuova vita di questo bene. Poi, più tardi, dopo che avranno parlato gli illustri ospiti qua al mio fianco, toccherà a me, diciamo, tirare un po' le file del discorso. E comunque, già in introduzione voglio esprimere soprattutto dei profondissimi ringraziamenti. Il primo ringraziamento credo che sia doveroso, oltre che necessario, a tutte le forze dell'ordine presenti. Abbiamo, adesso non lo vedo in questo momento, il maggiore Colicchio, ah ecco lì dietro di me, poi c'è il comandante Giulino, è arrivato adesso l'ispettore di Polizia di Stato e poi ci sono la Polizia Locale, quindi come dire siamo veramente ben accompagnati. E a fianco delle forze dell'ordine abbiamo la Protezione Civile. Stavolta non mi dimentico di certo della Croce Rossa, visto quello che è accaduto il 25 aprile, e poi c'è, come dire, altre organizzazioni, altre realtà presenti sul territorio di San Donato, c'è il Rotary, c'è il Lions con l'Università della Terza Età. Come sindaco non mi sento solo, perché c'è il sindaco di Carpiano, Paolo Branca, che ringrazio personalmente perché... Essere presenti con altri colleghi è un qualcosa di veramente importante per un amministratore pubblico. Ci sono parecchi componenti della giunta, c'è tutta la giunta, ci sono i consiglieri comunali e poi ci sono le persone che, appena avrò finito questi saluti iniziali, prenderanno la parola. Il primo che prende la parola è il senatore Franco Mirabelli, qua alla mia sinistra. È il senatore, è uno dei componenti della commissione per la lotta alla criminalità organizzata. È veramente un piacere per me averlo qua ospite e ci introdurrà su quelle che sono le azioni che il governo, che il Parlamento sta facendo per la lotta alla criminalità organizzata. Prego Franco. Sì, grazie. Intanto io voglio fare anch'io un ringraziamento al sindaco, al comune di San Donato, per l'impegno che ha messo e sta mettendo nel recuperare questi beni e metterli a disposizione della collettività. Ringrazio le associazioni che daranno qui vita a una serie di iniziative che appunto valorizzeranno la funzione pubblica, sociale, da attribuire a questi beni. Questi beni oggi sono nella disponibilità del Comune di San Donato grazie a una legge importante, una legge nata dall'intuizione del Ministro Rognoni, ma soprattutto di Pio La Torre, uno dei martiri della lotta alla criminalità organizzata, che capì che combattere la criminalità organizzata significava mettere in campo strumenti efficaci per fare due cose. Primo, colpire le mafie sui soldi, colpire i patrimoni, sottrarre il denaro ottenuto illecitamente e il patrimonio derivato dal denaro ottenuto illecitamente dalle mafie. Secondo, dare un segnale che quel patrimonio confiscato alla criminalità organizzata veniva messo e viene messo a disposizione dei cittadini per iniziative sociali, per iniziative culturali, per migliorare la vita delle città.
in qualche modo c'è questo binomio che oggi stiamo recuperando anche nella lotta al terrorismo, tra combattere con tutti gli strumenti la criminalità e dall'altra parte però tra gli strumenti c'è anche questo, c'è anche quello di dare un messaggio sociale, culturale che in qualche modo bonifichi anche i territori, la cultura dall'illegalità. Qui si è fatto questo, si sono confiscati dei beni, sono stati messi a disposizione del comune, il comune ha fatto delle scelte, sapendo che quella legge importante, è una legge relativamente giovane, ma oggi arriva a un tagliando, perché è una legge che ha fatto cose importanti, tantissimi beni sono stati confiscati alla criminalità organizzata, tantissimi beni. Per la criminalità organizzata questa legge ha significato subire colpi durissimi sui propri patrimoni. Molti di questi beni sono stati messi a disposizione delle forze dell'ordine, penso alle auto confiscate o appunto di realtà sociali, culturali o dei comuni per dare servizi ai cittadini. Però quella legge, questa esperienza ci dice che ci sono delle cose da cambiare, per migliorare questa legge, lo stiamo facendo, già alla Camera è passata la riforma del codice antimafia proprio relativa a questi interventi, oggi al Senato concluderemo l'iter di questa legge che serve a migliorarla. Migliorarla vuol dire prima di tutto evitare che i tempi siano troppo lunghi, come rischiavano e rischiano di essere senza l'impegno dell'amministrazione anche per il recupero di queste strutture. Lunghi perché molto spesso ai comuni vengono dati beni confiscati che però spesso sono, anche per purtroppo volontà degli ex proprietari, ridotti in condizioni molto degradate, che quindi hanno bisogno di interventi economici significativi per essere sistemati e mettersi a disposizione. Occorre creare un fondo che consenta ai comuni di accedere subito alle risorse necessarie per mettere subito a disposizione i beni confiscati. C'è poi un problema che riguarda le aziende, perché è evidente che sequestrare un'azienda e non riuscire poi a dare un futuro a quell'azienda, facendo perdere il posto di lavoro magari a centinaia di persone, non diventa una vittoria contro le mafie, ma rischia di essere letta come una sconfitta dello Stato. E quindi la riforma guarda soprattutto alla necessità di mettere e di costruire un sistema che faccia sì che le aziende confiscate, se si ritiene che possano stare sul mercato, vengano create tutte le condizioni perché possano svilupparsi, tutte le condizioni economiche, anche delle facilitazioni sul mercato, o se no si chiudono prevedendo che per i lavoratori ci siano una serie di opportunità o in altre aziende o rispetto agli ammortizzatori sociali, proprio perché il senso di questa legge è quello: portiamo via le mafie per restituire ai cittadini, portiamo via l'illegalità per restituire la legalità. Oggi facciamo un altro passo avanti in questa direzione, lo facciamo grazie all'impegno di tanti, e su questa strada bisogna continuare. Grazie. Nel frattempo ci ha raggiunto l'Alte, quindi saluto il direttivo dell'Alte che è presente, sono presenti anche loro. Non ho citato due realtà, ma perché le dovevo presentare, altrimenti diventava un qualcosa un po' strano o monco. La prima realtà che cito, a cui adesso tra poco cederà la parola, è la Caritas, perché la Caritas, attraverso le parole prima di Luciano Guazzetti e poi di Don Luca Violoni, vi spiegheranno qual è l'obiettivo
che ci prefiggiamo a partire da oggi, poi nelle prossime settimane, nei prossimi anni, ha intenzione di sviluppare delle attività importanti in questo ambito, in questo luogo. Quindi dare la parola a loro vuol dire incominciare a far vivere questo luogo come un luogo buono, come un luogo positivo, come un luogo, come dire, che crea una situazione molto positiva. La parola è forse non è certamente la tua prima uscita pubblica, ma sicuramente una delle tue prime uscite pubbliche. È stato nominato qualche settimana fa presidente della Fondazione Caritas Ambrosiana, direttore, scusa, perché il presidente è sempre uno del il direttore, bravissimo, Luciano Gualzetti. Quando Roberto Buzzi, diacono, mi ha invitato l'altro ieri, quindi è stata una sorpresa anche me, a questa iniziativa, ho detto quasi subito di sì, dovevo verificare i miei impegni, soprattutto familiari, perché non sono un prete e quindi ho come priorità almeno sabato e domenica questo. Però ho detto quasi subito di sì, perché so l'importanza del lavoro che sta facendo la Caritas a San Donato e so l'importanza di questa iniziativa. Poi l'amico Andrea, che conosciamo perché era un dirigente, diciamo così, delle cooperative della Caritas a Rho, quindi non potevo dire di no. Porto solo un saluto, dopo lascio a Don Luca la descrizione di quello che si vuole fare qua, perché il senso dell'azione di una Caritas, di una chiesa, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con le altre associazioni, in un territorio, è quello di aiutare le persone ad avere il riconoscimento effettivo dei propri diritti. Tante volte abbiamo detto e ci siamo detti che i diritti dei deboli non sono diritti deboli, l'ha detto il cardinale Tettamanzi anni fa. Per riconoscere i diritti ai deboli però ci vogliono istituzioni forti, ci vogliono comunità forti, perché i forti i propri diritti se li difendono da soli. Quindi il fatto che privato sociale, istituzioni, forze dell'ordine, parlamentari, coloro che si occupano di legiferare, in modo corale e con alleanze precise, perseguono obiettivi per superare situazioni di illegalità che di solito vengono fatte pagare soprattutto ai più deboli, per restituire a un territorio le condizioni per una vita dignitosa, vedrà sempre la Caritas, la Chiesa, a fianco di coloro che si impegnano in questa direzione. Perché ormai abbiamo imparato, di beneficenza ne possiamo fare molta, possiamo aiutare molte persone a superare il temporaneo situazione di difficoltà con qualche pacco vivere, con qualche aiuto immediato, però se non rimuoviamo le cause di una situazione di miseria, di una situazione di non dignità, di un sopruso, di una violenza, avremo sempre le file nei nostri centri di ascolto, ma non avremo fatto il nostro mestiere bene. E il nostro mestiere è quello di aiutare una persona a camminare con le proprie gambe, a testa alta, senza dover ringraziare nessuno che magari gli fa un favore, nell'istituzione pubblica come in altre organizzazioni. E questo compito noi lo prendiamo sul serio. Non a caso qui dentro mettiamo un'attività che dà lavoro alle persone, perché attraverso il lavoro che una persona poi... Tutti questi ringraziamenti perché questo incontro di oggi è possibile, perché tanti ci hanno creduto, hanno lavorato e lavorano in questa direzione, e ancor più però ci sarà bisogno in futuro di questa collaborazione, perché noi oggi solo facciamo uno start, ma la vera sfida di questo progetto è la sua gestione. Oggi appunto noi prendiamo formalmente in concessione questo immobile in forza di una convenzione che abbiamo siglato tra appunto Associazione Caritas di San Giuliano e Comune di San Donato, no? D'intesa con la Caritas anche di San Donato, di cui è presidente Don Roberto, che è qua. Quindi è un progetto decennale questo, che prendiamo in gestione. E grazie al diacono Roberto Buzzi, che è appunto direttore della Caritas qua di San Giuliano, e via di Roberto,
che ha i calli sulle mani ancora, credo, freschi. In questo poco tempo è stato possibile rimettere a posto questo immobile che, come è stato detto, non è stato lasciato proprio in condizioni ottimali, quindi c'è stato un grande sforzo per metterlo in condizioni di partire. Il merito è soprattutto suo, di tante persone che ha anche voluto e anche saputo coinvolgere. Cosa andiamo a fare qua? Perché uno dice inauguriamo, non è un centro per anziani, non è una scuola, non è... Uno dice ma cosa vuol dire inaugurare un magazzino? No, vuol dire che è una condizione di possibilità, cioè uomini al lavoro, quindi ci sono persone che hanno perso il lavoro e a cui non vogliamo dare mance, ma ecco, dignità, lavoro, in cui ci sono contributi, in cui ci sono tasse, in cui c'è assicurazione, un lavoro limpido, che sfruttano la loro capacità lavorativa, in qualche caso anche molto qualificata, quindi non solo braccia pure da lavoro, e fanno lavori magari anche semplici, che possono essere ad esempio lo sgombero di una casa, un trasloco.